Sarà l'assemblea straordinaria dei soci di Due Palme, convocata per il 25 febbraio nella sala Selvarossa di Cellino San Marco, dover approvare l'acquisizione per l'incorporazione della cantina cooperativa di Arnesano Monteroni. Per l'azienda si tratta della quarta acquisizione con relativo ampliamento sia della base societaria sia degli ettari vitati. La prima risale alla storica cantina sociale Riforma Fondiaria di Cellino San Marco, successivamente è stata la volta della cantina sociale Angelini di San Pietro Vernotico, fino alla cantina San Gaetano di Lizzano in provincia di Taranto. Non ci fermiamo mai, spiega Angelo Maci, presidente di Due Palme. Quest'ultima acquisizione è un ulteriore tassello della crescita della nostra realtà aziendale. Questo avviene in un anno particolarmente interessante in cui abbiamo completato un altro importante investimento, ossia la realizzazione del nostro impianto di spumantizzazione che ci consentirà di chiudere la filiera della spumantizzazione a Cellino San Marco nella sede principale. In occasione dell'assemblea straordinaria, al termine delle votazioni, si celebrerà un momento di studio alla presenza dell'europarlamentare, presidente onorario di Due Palme, Paolo De Castro.